Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Ci sono tre sistemi di settenari. Il sistema del settenario fisico, il sistema del settenario astrale ed il sistema del settenario psichico. Il sistema del settenario fisico si scrive con 6 più 1 ed è figurato da due triangoli intrecciati contenenti nel loro centro l'unità. È il sigillo di Salomone che dà la chiave della circolazione delle forze divine nella natura. È pure il caduceo di Ermete, formato da due serpenti facente ciascuno tre giri intorno alla bacchetta sacra. Infine, è la stella a sette punte che dà la chiave del mondo delle orbite. Il sistema del settenario astrale si scrive 5 più 2. Si riferisce soprattutto all'uomo sul piano terrestre. È il pentagramma con il doppio colore bianco e nero, indicante la polarizzazione positiva e la polarizzazione negativa. È la mano umana e la sua doppia polarizzazione destra e sinistra. È la stella positiva che domina la falce negativa. Il sistema psichico si scrive 4 più 3. Indica la vittoria definitiva dello spirito sulla materia. È il triangolo strapiombante il quadrato, origine delle piramidi. È il triangolo strapiombante il Tau egizio. Infine, è il triangolo che confonde la sua sommità con l'estremità della linea verticale e la sua base con la linea orizzontale della croce redentrice. Dunque, quando si prende a trattare l'applicazione del settenario ad un ordine qualsiasi di conoscenze, occorre saper bene a che genere di settenario ci si rivolge. E se è la varietà 6 più 1, la varietà 5 più 2 o la varietà 4 più 3 che ci si appresta a porre in uso. Inoltre, occorre sapere se si sale la spirale dell'evoluzione, nel qual caso il numero più forte è posto sempre per primo, come negli esempi appena effettuati, o al contrario se si discende lungo la spirale dell'involuzione, nel qual caso le serie diventano, invece di 6 più 1, 1 più 6, di 5 più 2, 2 più 5 e di 4 più 3, 3 più 4. Il settenario è sempre un derivato e resta oscuro se non si determinano i due ternari costituenti e l'unità sintetizzante. I sistemi settenari spesso sono prodotti da tre ternari, di cui due elementi si uniscono ad uno solo. Guardate lo schema. Abbiamo l'esempio dell'alto, del centro e del basso. Questo è un ternario di partenza. Centro nell'alto e alto nel centro si fondono. Basso nel centro e centro nel basso ugualmente, e i tre ternari così si riducono ad un settenario. Si tratta della chiave della costituzione dei sette principi dell'uomo fra i cinesi
egli indù.